folta, qualificata, ben assortita, è la pattuglia dei malpancisti, categoria quanto mai variegata, suddivisa essenzialmente in due blocchi. Da una parte gli esclusi, politici che a ragione o a torto immaginavano di dover essere ai nastri di partenza delle politiche del 4 marzo e che invece si sono ritrovati fuori dai giochi, vittime di giochi di partiti, alleanze trasversali, accordi territoriali. E dall'altra parte ci sono invece i delusi. Ma procediamo con ordine. Nella prima categoria non c'è differenza di schieramento. Nel centrodestra, nel centrosinistra, tra i 5 stelle si registrano mal di pancia diffusi, ma anche attacchi e rivendicazioni. Ci sono poi, come detto, i delusi, categoria che comprende esponenti di spicco dei singoli partiti che, per quanto candidati, immaginavano però un trattamento diverso, una collocazione diversa. L'inserimento, ad esempio, nell'uninominale piuttosto che nel proporzionale, in un collegio piuttosto che in un altro, e così via. Una storia a parte è quella di Alberico Gambino, consigliere regionale, ex forzista tradito, poi esponente di spicco di Fratelli d'Italia, uomo forte del centrodestra, capace di attraversare momenti grigi e tempestosi e comunque autentica macchina di voti. Immaginava per lui una candidatura blindata nel suo agro ed invece si è ritrovato come per incanto fuori dai giochi. Strappata rapidamente la tessera del partito di Meloni e Cirielli, Gambino sarà regolarmente ai nastri di partenza delle prossime politiche, ad accoglierlo l'UDC di Cesa, in termini di forza politica non proprio la stessa cosa dei Fratelli Coltelli. No, io non parlerei di strappo, io rispetto tutti e soprattutto rispetto le idee di tutti. Evidentemente Fratelli d'Italia non credeva nel sottoscritto, nonostante la grande mole di lavoro che ho messo in campo nel corso di questi anni in Regione Campania. Ne ho preso atto e, come dire, prendo un'altra strada. E sono convinto che questa strada sia una strada maestra, una strada giusta. Io credo nella provvidenza, spero che il Signore mi abbia, come dire, illuminato per prendere la strada migliore, e con grande entusiasmo sto prendendo e intraprendendo questa nuova e entusiasmante avventura. La sfida nel collegio come la vedo? Nei collegi uninominali, io questo pure ci terrei a sottolineare, al di là dei candidati che sono tutte persone stimabilissime nei collegi uninominali della provincia di Salerno, per quanto riguarda il centrodestra, noi dobbiamo lavorare per questo progetto politico che noi con l'Italia, al di là del fatto che si possa stare contro un candidato piuttosto che un altro, dobbiamo essere uniti, perché dobbiamo, il nostro avversario è il centrosinistra. I nostri avversari sono coloro i quali quotidianamente dicono bugie, sia a livello nazionale con Renzi, sia a livello regionale con il governatore De Luca, e quindi mettere da parte questioni e frizioni personali e cercare di lavorare tutti quanti insieme nel supremo interesse del centrodestra qui in provincia di Salerno e in Regione Campania. Il suo rapporto con Cirielli si è definitivamente rotto? Il rapporto rotto, io Edmondo Cirielli lo ritenevo, lo ritengo un mio amico. Io cerco di non sbagliare mai sull'aspetto personale. Gli uomini si vedono anche e soprattutto su questo. Io credo che gli uomini veri sono coloro i quali sanno chiedere scusa se hanno sbagliato, ma soprattutto gli uomini veri sono anche quelli che sanno perdonare. Io perdono chi nel corso della mia vita mi ha fatto cattiverie, e certamente non è Edmondo Cirielli uno di questi, ho fatto in passato, figuriamo se non posso farlo per il futuro. Lei aspetterà delle scuse? Lei può perdonare, ma aspetta delle scuse? No, non aspetto scuse da nessuno. Ho detto, io quando sbaglio chiedo scusa. Se evidentemente, credo che questo sia un aspetto positivo di ognuno di noi, che dovrebbe essere parte integrante della personalità di ognuno di noi. Io se sbaglio chiedo scusa, se non sbaglio e qualcun altro sbaglia, io perdono.